in un Monterisi tutto esaurito, la Dacia Cerignola ha fatto sua l'intera posta in palio contro il Savoia e si è mantenuta da sola in seconda posizione, arrivando a un punto di distanza dalla capolista Picerno, che però dovrà recuperare la gara casalinga contro il Gravina. Per gli uomini di Bitetto si è trattato del quarto successo consecutivo. Il match è bello e ricco di capovolgimenti di fronte, ma la svolta arriva solo al 28esimo della ripresa quando Cacace commette fallo su Foggia per l'arbitro di rigore ed espulsione che lo Iodice trasforma. Il raddoppio arriva poco dopo con il tap-in vincente dello stesso Foggia. Il Taranto reagisce al punto di penalizzazione allo Iocovone, di fronte a oltre 4.000 spettatori, batte il Città di Fasano al termine di un match molto spigoloso con ben 10 ammoniti. Gli ospiti falliscono in vantaggio in modo clamoroso per ben due volte, nella seconda Montaldi si fa anche parare un calcio di rigore. Nonostante i vari tentativi del primo tempo, i rossoblu sbloccano il risultato al 12esimo della ripresa con un stupendo sinistro sotto l'incrocio di Oggiano. Ma la gioia dei tifosi ionici dura poco e subito dopo Corvino segue il pareggio. Panarelli manda in campo Favetta tentando il tutto per tutto per trovare il nuovo vantaggio, lo stesso rientrata al 23esimo in sacca su cross di Oggiano. Al 41esimo chiude i conti D'Agostino giunto al 15esimo gol stagionale. Il Bitonto, privo di Mister Pizzulli squalificato e sostituito in panchina da Anacleto e soprattutto del bomber Patierno, partito dalla panchina per via dell'influenza, batte di misura il Nola di Stefano Liquidato, che si è presentato al Città degli Olivi con diverse defezioni. Il gol partita arriva al 37esimo del primo tempo grazie a Turitto, dimenticato sul secondo palo su assist di Picci. In zona playoff, altro successo di misura ottenuto stavolta da una rimaneggiatissima Fidelis Andria sul campo del Pomigliano. La rete decisiva è stata messa a segno inizio ripresa da Iannini su sponda di Porcarlo sui sviluppi di un calcio d'angolo, in un gobbato ancora una volta deserto per via dell'inagibilità dell'impianto campano e che presentava un terreno di gioco ben lontano dal poter essere considerato un tappeto verde. Altro passo in avanti verso la salvezza per il Francavilla, che al Fittipaldi ha battuto il Nardò grazie a una rete del francavillese De Marco al quarto minuto di recupero del secondo tempo. Nella 25esima giornata le reti segnate sono state appena 12, nessun pareggio e su 8 gare disputate gli 1-0 sono stati addirittura 6. Nell'alta classifica, nell'attesa che il Picerno recuperi la gara contro il Gravina, le posizioni playoff cominciano a delinearsi con l'Andria che ha staccato di 3 punti il Savoia nell'ultimo posto utile per accedere agli spareggi per la promozione. In coda, il Gragnano batte la Sardese e consolida il sest'ultimo posto portandosi a 2 sole lunghezze dal Nardò, che oggi sarebbe l'ultima compagine salva senza passare per i playout.